eccoci qui nel nostro bosco, nella nostra casa del mezzogiorno. Nat Cattelani ha detto che ci fa una delicatezza di fragole, sì. Ma prima voglio farti vedere che rifanno anche i tuoi dolci. Guarda, dai. Antero che ha rifatto la torta al limone meringata, guarda lì. Bella. Mica facile, no, ti ricordi con il, sì, il come si chiama il con bocciatore? Il, sì, adesso non mi ricordo neanche a me. Cannello, oggi non mi vengono le parole. Quando non mi vengono le parole perché sta cambiando il tempo. Ma lo dice anche la Bibbia, è più facile che un cannello passi. Dai, no, con il cammello. Scusa, non confondi. Ragazzi, poi ci confondono, eh? Fanno apposta. Fanno apposta. Allora, è praticamente una bella crostata di fragole, però con delle peculiarità. Con dei trucchetti e delle peculiarità. Intanto guardiamo gli ingredienti. Per la base ci serviranno dei biscotti secchi, del burro, un uovo e dello zucchero. Per la base. Mentre per la farcitura, tante fragole, poi lo yogurt, un po' di panna, dello zucchero ancora a velo, del succo di limone e della gelatina. E anche un po' una ricetta del recupero, perché raccontavo l'altro giorno che mia figlia, avendo dei biscotti che stavano per scadere, ha fatto una mousse di cioccolato e poi ci ha messo le fragole, sì, no? Vedi? Perché magari vi avanzano dei biscotti che sono un po', come si dice, possi, si dice in italiano, io dico possi, sì, cioè un po' rinvenuti. Che sono morti. Rinvenuti. 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 Si sono inumiditi. Dignissi. Sono inumiditi, io non so, dicevo, non so, ma possi. Sì, se italiano. Ne dicono. Ecco, ingianghiti. Adesso vabbè, dice, com'è che si dice in romagnolo? Ingianghit. Ingiallit. Quando una roba vecchia che ormai ti dico a Roma. Ad istantino. Si dice a Roma? Vabbè, a Roma. Come si dice a Roma, Giampiero? Che cosa? Quando... Pronto? No, quando il biscotto... Ti spiego. Perché da stamattina che questi due sono pericolosi. No, quando i biscotti sono un po' andati, sono un po' mollicci, ammorbiditi, un po' che non sono più buoni da... No, ma... Ammosciati, vabbè, ammosciati, ma mosci. Suggerivo. Allora, anche quelli che non piacciono, perché magari capita di comprare dei biscotti che rimangono lì perché non, hanno un saporino. Mentre che qua non vanno è gradito. Bene. Qui vanno benissimo perché adesso li andiamo ad arricchire. Ci servono ben frullati, quindi li frulliamo bene. E poi li mettiamo in ciotola, perché questa non è la solita base così. Quale della... vuoi, piccolo o grande? Quella grande, grazie. Non è una base come la cheesecake che si usano da crudi, ma li cuociamo. Ah, ecco. E quindi vi insegno a fare questo guscio che poi vi può essere utile per tantissime anche torte. Ci puoi fare anche una simil crostata. Guarda, adesso a questo zucchero andiamo ad unire l'uovo. E mi dai una sbattutina, se lì ce l'hai, un cucchiaio, una forchetta. Certo. Quello che hai va bene. Anzi, ti do la forchettina. Io invece unisco il burro. Ma hai sbattuto l'uovo con lo zucchero così? Sì, sì, sì. Per fare sì. lo zabaglione, quella roba sì. lì, sì. Altrimenti come lo sbatti? No. Direttamente non avevo capito. Ah, ok. Bene, e poi lo versiamo qua dentro. Perfetto. Cioè, di Vedi? Solito uno mette lo zucchero, poi è quello l'uovo. Che in Veneto chiamano lo sbattudin, no? Che dicono essere il progenitore del, su, no? tipo del tiramisù. Ho messo la scorza di limone e poi sono già pronta per te. Staccante! Esatto. Quindi tortiera, quant'è di diametro? Una tortiera da 24 centimetri di diametro. Allora, i biscotti a vostro gusto li potete o fare proprio polvere, oppure vedi come li abbiamo lasciati anche qua noi un pochino grossolani. Li decidete voi. Se li lasciate un po' grossolani, il guscio diventerà un pochino più croccante. Se li lasciate più polverosi, è più compatto. Va bene? Molto sì, semplice. Molto. Ok. Se avete questi stampi amovibili è meglio, perché poi quando lo togliete... Staccante messo. Esatto. Vedi, altrimenti bravo. Mettete carta da forno sotto. Okay? Olio, farina e burro. Esatto. Lo staccante è olio, farina e burro. I biscotti sono qua e poi si fa come... Con le mani. Con le mani. Come le formine. Esatto. Non si può dire questa parola. No, perché scatta subito. Scatta subito. Come... C'è una specie di DJ automatico, esatto. Il maestro casamento track parte, capito? Allora Anto, qui dobbiamo perderci un pochino di tempo perché va fatto appiattire bene e fatto aderire. Dobbiamo creare un bordino. Una volta che l'abbiamo sistemato bene, questo va nel forno a 170 gradi per circa 15-20 minuti. Quindi i biscotti vanno cotti, a differenza della cheesecake che sono crudi. Esatto. Diventando così triscotti. 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 Triscotti, hai ragione. Ma oggi so, è in vena. Oggi è così. Quando dormo poco... Bisogna prenderli come sono. Allora, il risultato lo facciamo già vedere, così certo. poi andiamo avanti con la ricetta. Quindi questa è una base già che a me piace tantissimo. È una base già croccante, che
che sta per conto suo. Quindi l'abbiamo preparata. Ora facciamo il ripieno. Ok. Ok. E qua io ti chiederei di montare, semi-montare la panna. Ok. Quindi. Anzi, aspetta, prima me ne prendo un pochino, ci prendiamo tipo 50 grammi di panna, perché qui dobbiamo scaldarla per mettere poi la nostra gelatina. Ok? Il resto la metto qua con solo panna? Solo panna, perfetto. Perché lo zucchero lo mettiamo qua nelle fragole, che vedi. E questa è una ricetta. Cos'è, panna e fragole? È già una ricetta? No, no, senza, sì, che senza. È una ricetta nella ricetta. Allora, tanto quando si fanno queste mousse, la panna non va mai montata ferma, ma va semi-montata, quindi significa che nella ciotola la dobbiamo veder muovere, ok? Qui aggiungo un po' di succo di limone e lo zucchero a velo, ok? E via, vedi che pian piano stiamo togliendo tutto, vuol dire che ci stiamo avvicinando. 6, partono i motori, 7, 8, ah, 9. Tu aumenti così non arrivano gli schizzi. Ok, io controllo la gelatina e la panna. Qui dobbiamo frullare bene, quindi ho messo lo zucchero, il limone, ok? E poi questo composto, così, per una maggiore, perché così diventa un pochino più piacevole, va filtrato con il colino, così togliamo i semini, che sono buoni, però magari potrebbero... Quanto deve montare questa? Non monta? Perché è stato un po' al caldo, però in questo caso noi la possiamo usare anche... Appunto, a noi serve semi montata, quindi va bene anche così. Questo si filtra e ce l'abbiamo già filtrato. Esatto, lo filtriamo ed è lì. Okay. Ed la nostra panna semi montata è qua. L'abbiamo qui. Allora, mettiamo lo yogurt dentro alle... Lo fai te? Sì, sì, alle fragole. Così io controllo qua la gelatina. Scaldiamo bene la panna. Che io... Allora, quando entro nelle modalità Natalia fai caos, accendo tutto, capito? Li accesi tutti. E ma invece... dopo non va bene, perché esatto. Sai che l'induzione, dopo se tu li accendi tutti, si indebolisce. Ecco, allora spiegami tu. Adesso questo l'ho scaldato e funziona. Dovresti farlo due per volta. Ok, questo... Questo l'ho mescolato. Cos'è, lo yogurt? Lo yogurt con le fragole. Esatto, allora per adesso tutto abbastanza semplice. Fai con la frustina così... Meglio. Ma sì, così riusciamo a togliere bene. Prendiamo la gelatina, l'abbiamo ammollata all'inizio, durante la pubblicità abbiamo messo la gelatina in ammollo perché ci vogliono 10 minuti. Non occorre strizzarla tanto, basta che si sia sgocciolata bene. Ma che bello, guarda. Brava, brava. Bello. oggi oltre con le mani facciamo brava brava. E oggi sì, oggi me la sono tirata, capito? Tra l'altro non tutti sanno che tu hai vinto anche già un premio a questo concorso, che è miglior frullatrice. Sì. La miglior frullatrice che c'è sulla faccia della terra. La senza proprio. Sì, infatti. Tanto, tutto in una volta mettiamo la gelatina dentro la purea. La gelatina che è stata dentro quel goccino di panna che perfetto. Abbiamo messo da parte. E poi e l'aggiungiamo dopo alla nostra panna fredda. Alla nostra panna fredda, semi-montata. Semi-montata. Ok, e abbiamo fatto già una bella crema, una bella mousse che possiamo già servire nelle coppette, se vogliamo esatto. Stare a fare già una cosa... Un dolce del dolce. Esatto. Ora tutta questa bella cremina l'andremo a mettere sopra qua. Sopra, esatto. Ci possiamo far aiutare con un mestolo. Sì, dai. Aspetta ecco. Che ti aiuto qua. Tu fai sgomberi? Sgombero, faccio lo sgombero. Fai lo sgombero. Allora, vi dico che magari potrebbe avanzarvene un pochino, cioè non entrare tutta nella torta, vedrete. Vabbè, la mangiamo a parte. Ma vi fate una bella ciotolina e ve la gustate dopo che avete fatto la torta, mentre questa si raffredda. È meraviglioso. E voi ve la godete, ok? Bella perché piena così. Bella piena, questa adesso deve riposare perché la gelatina deve tirare, quindi almeno 2 o 3 ore. Fuori dal frigo, in frigo. Allora, se avete fretta anche in frigorifero, però sappiate che la gelatina, se non ci sono temperature molto calde, è meglio lasciarla fuori perché tira con più calma e resiste dopo di più. Ok, va quindi... bene, basta, questo l'abbiamo adesso noi, aspettiamo, ma ce l'abbiamo pronta. Esatto, quanto tempo deve stare lì così? È almeno 2 ore e mezza, vai, 3. Qua. Ecco, brava. E diventa così, guardate. Esatto. Facciamola vedere su questo meraviglioso piatto. Come okay. Prendo un tovagliolo così. Allora, questa è già, direi, già bella da mangiare così.
perché è già pronta, no? Poi se vogliamo dilettarci a fare un piccolo decoro, io vi consiglio un pochino di cioccolata bianca. Sì, dai, bianca. Le fragole a me piacciono, le fragoline perché... Esatto. Allora io faccio i cerchi col cioccolato bianco. Vai. E dopo se ti va tu puoi mettere un po' le fragole sopra. Sì, meglio che lo fai io. Fai tu, va dai, bene. Perché io non sono tanto brava come decoratrice, però sono quando... zero manualità. Allora, quello lì purtroppo è un premio che hai perso. No. Ho perso un sacco di cose, tra cui anche questo. Ma... Però Anto, ti posso dire, quando devi essere proprio precisa, in effetti... E dai, pochino. Qua però è giusto. Devo dirti la verità, ma quando invece devi fai queste cose... No, a sentimento, un po' così, ti vengono bene. Un po' fastuscia, come dico io, buttare tutto lì. Sì, ti vengono bene. Vengono bene perché mi rispecchiano. Perché, esatto, perché ti rispecchiano, quindi ognuno deve fare quello che è, d'altronde. Ok, un buchino e poi io farei dei cerchi, così. Bello. Mi piacciono, no, questi cerchetti. Opla. E poi facciamo, ogni tanto ci divertiamo anche noi a casa a fare i dolci di casa, però a farli con un pochino di garbo. Prendiamo delle foglioline di menta, me li prendi tu, certo. Dai, piccoline. Comunque stavo pensando che se noi avessimo fatto questa trasmissione negli Stati Uniti non ci sarebbe stata storia per nessuno. Cioè, saremmo stati top. Saremmo stati, guarda, lui che ci va sempre, io che ho imparato le trasmissioni di cucina vedendole negli anni 90 in America, non c'è storia con noi, avremmo sbancato tutti, altro che Oscar. Altro che... Sicuro, perché matti come noi là non ce ne sono. Ma costa le lì, come per la batteria, no? Brava, così, perfetto. Sai che c'era George Best, un famoso calciatore, come che diceva no? Se fossi stato brutto nessuno avrebbe sentito il nome di Maradona. Perché diceva che se tu fossi nata in America nessuno conoscerebbe Martha Stewart, secondo me. Martha Stewart però, devo dire, però... lei era molto anche art attack, sì. Cioè, invece... Insomma, però la nostra dimensione... Guarda un po', l'abbiamo fatta. La nostra dimensione è giusta, poi noi siamo italiani, quindi il cibo è la nostra... Anto, io direi che la nostra delicatezza alle fragole, ma l'abbiamo portata che bella, a casa. Il tappeto di fragole ci mette il maestro. Guarda che meraviglia, delicatezza di fragole. Un dolce bello fresco. Nat Cattelani. Grazie.